Così dice il Signore, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Il profeta Osea, che dà voce a Dio, è uno di quelli che impara le cose facendone esperienza. Lui stesso ha sperimentato nella sua vita il tradimento e l'abbandono della persona amata e perciò è in grado di comprendere un altro tradimento, che è quello che sempre nel corso di tutto l'Antico Testamento viene rappresentato, quello di Israele che è infedele rispetto a Yahweh, preferendo al Dio vero i Baal, cioè le diverse forme di divinità che erano presenti nei territori circostanti. E pone una questione che in realtà è vera anche per noi oggi, perché il contrario della fede non è, come si potrebbe pensare, l'ateismo teorico, quello per cui in base a tutta una serie di ragionamenti si giunge alla conclusione che dunque Dio non esiste, ma è un'altra cosa. Il contrario della fede è l'idolatria, cioè attribuire alle cose, alle persone, un valore assoluto. E non si scappa, o siamo credenti in Dio o siamo credenti in un suo surrogato. Ciascuno di noi conosce le diverse forme che oggi assumono questi surrogati, ma è proprio questo che ci dice con forza l'esperienza di Chiara d'Assisi, e cioè la scelta tra il Dio autentico e le sue contraffazioni. E dire che al suo tempo il mondo era segnato profondamente dalla vita religiosa, tutto era ricondotto apparentemente a Dio, e però anche Chiara, giovanissima, in quella famosa Domenica delle Palme, del 1211, quando il vescovo Guido le consegna la palma, sente che deve cambiare e nella notte successiva fuggirà da casa e, complice Francesco che l'ha accolta, sarà prima in un monastero benedettino a Bastia e poi definitivamente per 54 anni a San Damiano. Ma tutto nasce da questa sua conversione, perché anche a noi è chiesto ugualmente di interrogarci sulla qualità della nostra fede, se crediamo o crediamo di credere. La differenza passa tra il Dio autentico e i suoi surrogati. Santa Chiara è per noi oggi, nel giorno della sua festa, una certezza, e cioè che il Dio vero esercita su di noi un'attrazione fatale se noi non gli opponiamo resistenze. Dio si fa strada nelle pieghe della nostra vita se da parte nostra, come Chiara, non frapponiamo qualcosa che ce lo allontana. Dio si impone con dolcezza, con suavità, con profondità, a condizione che noi non facciamo resistenze. Ecco perché il profeta Osea parla di attrarre a sé, perché sa che l'uomo ha questa straordinaria libertà che gli consente di allontanarsi da Dio. Come diceva già un grande filosofo dell'antichità, il sole può essere alto e splendente a mezzogiorno, quando è al suo zenith, ma se io mi volto dall'altra parte, posso dire che il sole non c'è. E tutto questo a Chiara è accaduto non per una strada tranquilla, ma attraverso un'esistenza a dir poco tormentata. Dobbiamo uscire un po' tutti da quell'atmosfera un po' romanticheggiante in cui abbiamo talora collocato Santa Chiara, magari accanto a San Francesco, e ricondurla invece alla sua esperienza di vita,
che è stata molto dura, esigente, non priva di grandi prove. E per questo le parole che abbiamo ascoltato nella seconda pagina, tratte dalla lettera di Paolo ai cristiani di Corinto, suonano particolarmente calzanti. Dice che abbiamo questo tesoro in vasi di creta, e poi per capire meglio in che cosa consista questo vaso di creta, che è appunto la nostra umanità che accoglie Dio, Paolo scende più nel dettaglio. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. E queste parole si potrebbero applicare alla lettera per Santa Chiara, che, ad esempio, solo dal punto di vista del suo fisico, ha trascorso 29 dei 42 anni della sua vita a San Damiano in qualche forma assolutamente senza alcuna libertà, perché era seriamente ammalata. Ha convissuto per un così lungo periodo di tempo con la malattia, è stata sicuramente tribolata, ma non si è sentita schiacciata. Ed è stata anche sconvolta, ma non si è mai disperata, come quando ebbe ad affrontare in quella situazione che è rievocata bene dall'immagine che l'iconografia poi l'ha sempre in qualche modo identificata, quella con il Santissimo Sacramento. Fa riferimento a quel giorno in cui i saraceni ebbero ad entrare dentro la clausura. È stata sicuramente sconvolta da questa esperienza, perché noi che siamo avvezzi oggi a misurarci con la violenza sulle donne non abbiamo idea di quello che accadesse anche a quei tempi, e abbiamo dimenticato che la clausura, anche in senso fisico, era, ancor prima che un segno del distacco dal mondo, una forma di protezione rispetto alla violenza degli uomini nei riguardi di giovani donne consacrate. Eppure Santa Chiara, nonostante questo, non ha mai indietreggiato ed è stata un punto di riferimento. Anche quando Francesco è morto, è stata lei, per le sue monache, colei che ha rappresentato la sicurezza, il punto di approdo. La sua fede perciò è stata in un certo senso macerata attraverso le difficoltà, e per questo però lei non ha finito per scoraggiarsi, ma per trovare sempre nuovo coraggio. Come dice Paolo nella chiusa di questo frammento, per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Vorrei dirlo a me e a ciascuno di voi, anche la nostra vita spesso tende allo scoraggiamento per tante ragioni, ma se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quando si crede, in realtà sperimentiamo che, a dispetto delle condizioni a noi esterne, è possibile continuare a crescere. E qual è il segreto, per concludere, non solo di Santa Chiara, ma anche di questa vita che non si lascia fermare dalle difficoltà, che non assume atteggiamenti di semplice lamentela, ma sa andare avanti nonostante tutto? Ce lo dice la pagina di Giovanni, dove Gesù si definisce come la vite, quella vera. Gesù, così dicendo, usa un pizzico di polemica, perché dicendo che lui è la vite vera, è come se volesse prendere le distanze da chiunque altro intenda presentarsi come vitale. E Gesù dice che questa vite, che ormai sostituisce la vigna che era Israele, è quella a cui ciascuno di noi come tralcio può essere attaccato. Ed è qui il segreto della vita di Santa Chiara, di quella che è stata definita non a caso la prima pianticella di San Francesco, questo legame vitale con la vite che è Cristo stesso. Direi che questo è un aspetto originale del cristianesimo, che
non ci porta dentro un'esperienza generica di religiosità giocata sul rispetto o addirittura sulla paura, ma ci fa sperimentare che è possibile un rapporto personale con Dio attraverso Gesù Cristo. E questo è un rapporto che non solo risveglia il nostro io a contatto con il tu di Dio, ma in un certo senso ci dà la forza per sperimentare che Lui veramente è per noi la fonte vitale della nostra vita. Per questo Gesù dice che senza di me non potete fare nulla. Non è una forma di pessimismo la sua, ma è una forma di realismo. Se siamo attaccati a Lui, tutto è possibile, come per Santa Chiara. Allora celebriamo con gioia questa festa. Chiara e Francesco sono stati due giovani che hanno illuminato un periodo della storia, il Medioevo, che noi moderni troppo frettolosamente abbiamo catalogato come un periodo oscuro, ma sia quel che sia, loro sono due luci, non perché brillassero di luce propria, ma perché entrambi si sono lasciati illuminare da Dio. Chiediamo che questa loro capacità diventi anche la nostra per vivere bene, non solo noi, ma noi insieme agli altri.